Uno si ricolleghi. Bene, allora io ringrazio ancora la professoressa Emanuele Principalli, il professor Attilio Bartoli Lange per la splendida opportunità che hanno offerto a tutti noi e continuiamo il nostro convegno con un colloquio che si svolgerà tra il professor Alfonso Marini e Sua Eccellenza Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento. Senza perdere tempo, alla fine darò degli avvisi ulteriori, finali, ma passo la parola immediatamente al professor Marini che possa cominciare il suo dialogo con Monsignor Accrocca. Grazie. Quando? Fino a quando, Baro? Ti interromperò io, ma abbiamo fino alle 1:30, diciamo, Bene, poco dopo 5 e mezzo, 6 e mezzo, non di più. va bene. Allora, innanzitutto saluto di nuovo tutti quanti, colleghi, amici, anche studenti presenti, e in particolare Tersilio Reggio, che prima non avevo salutato, non l'avevo neanche visto. E adesso diciamo passiamo alla parte di Monsignor Felice Accrocca. Io spero di non fare una cattiva figura, perché devo dire che la intervistatrice precedente, Emanuela, che d'altra parte, come so bene, è insomma allo, come dire, il piglio di una conduttrice televisiva. Quindi non so se sono altrettanto, come dire, vivace rispetto a lei, sia nel porre le domande, sia nelle stesse domande che ho fatto. Allora, non faccio alcuna premessa perché ho fatto varie domande, per cui Monsignor Felice Accrocca si presenterà un po' da sé. Però, insomma, devo dire che è uno studioso molto noto in ambito francescano. Penso che molti degli studenti proprio francescani, no, lo conoscano bene nei suoi vari studi. Io ho una, come dire, conoscenza e anche familiarità con lui, ma penso non lo so, perché siamo dal 1985 circa, no? E devo dire che, come dire, io, visto questa familiarità, per me, lo chiamo, ci diamo del tu, per me è Felice, no? Anche se, come è stato detto, è arcivescovo metropolita di Benevento, d'accordo? Allora, abbiamo fatto anche dei lavori insieme. No, siamo anche amici di famiglia, diciamo, lui ogni tanto ci sentiamo, mi chiede notizie, ma adesso andiamo direttamente a queste domande. Ripeto, a volte le farò un po' più articolate, altre volte un po' più secche, no? Allora, io farei questa domanda molto breve, no? Come presentazione, autopresentazione di Felice. Cioè, dove sei nato, dove hai studiato, quale percorso hai seguito prima di approdare alla laurea alla Sapienza? Bene, sono nato a Cori, in provincia di Latina, un paese sulla collina, sui Monti Lepini, e a Cori ho frequentato le scuole, le primarie, ho fatto lì la materna, l'asilo, come si diceva, dalle suore maestre Pie Venerini, le elementari, con la maestra, l'unica maestra e la sola per tutti e 5 gli anni, quindi oggi è difficile questo, anche perché c'è più di una figura didattica, e poi le medie nel paese. Il liceo invece l'ho fatto a Velletri, che era uno dei grossi centri, no? Anzi, fino era il grosso centro di riferimento. Cori era anche in diocesi di Velletri. Latina nasce nel 1932, ma fino agli anni 60 Latina rimane molto contenuta. Ai tempi miei già si poteva optare, anzi Latina era in crescita esponenziale, però i miei preferirono Velletri, non so perché. Insomma, ho fatto il liceo a Velletri e poi mi sono iscritto alla Sapienza. Alla Sapienza io avrei voluto, ho fatto anche, facevo già da ragazzo esperienze in ambito parrocchiale, nello scautismo. Alla Sapienza io avrei voluto studiare la storia moderna in realtà, perché già durante gli anni del liceo mi ero familiarizzato con gli scritti di Giacomo Martina, un gesuita studioso soprattutto di Pio IX, che era professore in Gregoriana,
e col quale poi la storia, diciamo così, la provvidenza mi ha fatto incontrare, no? Negli anni successivi. E all'università invece mi imbattei in Edith Pastor, che mi dirottò sul corso di storia medievale. Alla fine non è che mi prese mica a cabeza, insomma, io vidi che lei faceva i corsi di storia della Chiesa, siccome ero interessata a quelle cose. Mi iscrissi a storia medievale tramite la Pastor, arrivai a Manzelli e quello ha deciso poi della mia storia di studioso e tanto anche della mia storia umana. Quando erano 3 anni, diciamo, ho fatto 3 anni alla Sapienza, e poi nell'81, perché io mi sono immatricolato nel 78, l'anno, diciamo, clou degli anni di piombo, l'anno del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, nell'autunno successivo sono entrata alla Sapienza e ho lasciato, diciamo, la Sapienza per il seminario nell'81. L'81 entrai in seminario ad Aragni, però non smisi di essere studente alla Sapienza, facevo da non frequentante e mi sono laureato. Come ricordavi prima tu, anche in quegli anni lì in cui poi ci incrociammo, perché tu fosti il correlatore, mi laureai nell'86, lo stesso anno in cui sono stato ordinato sacerdote. A luglio fui ordinato sacerdote e a dicembre ci fu la discussione della tesi. E guarda, infatti io ti ho fatto questa domanda perché appunto conoscendo anche la tua storia, perché fin da questo che hai detto, no, si intreccia nella tua vita questa tua vocazione religiosa, no, che ti ha portato a lasciare anche in un primo momento la Sapienza per poi tornarci, e la tua passione per gli studi, che fortunatamente, diciamo, dalla parte moderna sono passati alla parte medievale, dove che poi sei approdato direttamente al francescanesimo. Senti, allora quindi tu sei tornato più tardi alla Sapienza. Io ricordo che alla tua discussione di laurea fu presente anche il tuo vescovo, no? Perché tu poi eri nel clero di Latina, no? Io sì, ero indegnamente correlatore, ma insomma ero appena arrivato, non sono entrato per niente nelle tue scelte. Ecco, invece io, tornando proprio a quel momento, no, tu sei ritornato, hai trovato la Pastor e poi hai deciso di laurearti su Angelo Clarino. Ci vuoi dire un po' le motivazioni di questa scelta fin dall'inizio su questo importante personaggio francescano Sì, o frate minore? nel 78-79 la Pastor fece un corso, diciamo così, praticamente potremmo dire era la storia del primato romano, come piano piano si era passati a definire, no, con quel forte momento di svolta della riforma gregoriana, partì dall'Alto Medioevo e arrivò fino a... Il secondo anno era un corso che lei dedicò agli anni del papato avignonese, ma soprattutto partiva dal problema, dal passaggio, la crisi con Bonifacio VIII, i poveri eremiti di Papa Celestino, cioè Celestino che aveva staccato questi frati dall'ordine, ne aveva fatto un ordine a parte, parlava di Ubertino da Casale e cominciai a entrare su queste tematiche. E in quell'anno già ero orientato a indirizzarmi a quegli argomenti anche per la tesi. E lei cominciò a parlarmi già allora degli spirituali e di questo mondo. Poi io entrai in seminario, i contatti rimasero, però certamente più rallentati. E ricordo che quando ero più o meno a metà del corso, verso il terzo o quarto anno di seminario, lei mi indicò proprio come testo da studiare per la tesi il commento alla regola francescana di Angelo Clarino. E allora mi cominciai a concentrarmi su quegli studi, su quel mondo, che poi ha occupato soprattutto i primi, diciamo, 5, 6, 7 anni che seguirono la mia tesi in università, perché poi da allora, dalla prima metà degli anni 90, cominciai a entrare poi più direttamente anche sulle fonti agiografiche francescane.
Senti Felice, diciamo, a parte Manseri, La Passo, no? Che sono stati indubbiamente un momento importante nella tua formazione, diciamo, giovanile, quali ritieni tu che siano stati i tuoi maestri, diciamo, di riferimento successivamente? Ma diciamo loro, La Pastor e Manzelli, poi Manzelli soprattutto con i suoi studi sulla questione francescana, insomma, è stato certamente un punto di riferimento importante, dal quale poi su tante posizioni mi sono anche staccato, le ho lette in maniera critica, ma certamente non sarei arrivato a fare i miei studi se non ci fosse stato lui e il suo magistero. Un punto importante col quale mi sono confrontato anche per i suoi studi sul francescanesimo è stato sicuramente Giovanni Niccoli, come punto ideale. Naturalmente anche lì io apprezzo moltissimo la lettura di Niccoli, però non mi appiattisco su di essa, su tanti punti me ne distacco, però direi che Manzelli e Niccoli per me sono stati due punti di riferimento importanti. Poi c'è, diciamo così, l'interazione con tante cose, per esempio sugli scritti sulla lettera a Leone ho interagito anche con Attilio, no? E più di una cosa, ho fatto una nota sul suo libro per Prepols, e quindi ho interagito con lui, ho interagito con Jacques Dallaran, tanti punti sulle questioni di alcune fonti, ho interagito, no? Con chi mi sono più incrociato anche con, per esempio, ho apprezzato moltissimo anche, e l'ho citato tante volte, il saggio di Emanuela su quel libro che è stato citato sulla un santo da leggere, no? È stato importante per me anche la collaborazione anche con i tuoi studi, per esempio, sulla leggenda Vetus all'inizio, che erano un punto di incontro tra Clareno e al tempo stesso le fonti agiografiche francescane, perché la leggenda Vetus che ho studio, che poi ho ripreso anche, almeno quel testo, quando mi sono occupato dell'edizione che ne fece Minocchi, perché feci un saggio sull'edizione, quell'edizione fece Minocchi, approfittando delle lettere che Minocchi scriveva a Mercati alla Biblioteca Vaticana, studiando, no? Ho scoperto alcune cose lì su quella edizione del 1900, dei primi anni del Novecento. Voglio dire, tante cose sono state per me importanti, però certamente c'è stato anche un sodalizio che dura ormai da quasi 30 anni, e lì è importante proprio per il confronto che ho avuto, cioè l'Istituto Storico dei Cappuccini. L'Istituto Storico dei Cappuccini è stato per me un momento decisivo, perché il poter stare lì e approfittare della biblioteca, beh, per me è stato la svolta, devo dire, la svolta. Io dal 92 che vado lì, ancora adesso vado lì, io una volta alla settimana stacco e vado, ho la mia stanza, dormo lì, e questo, nonostante sono 500 km da fare tra andata e ritorno, mi consente però di staccare un po' la spina dalle questioni del lavoro, delle tensioni, e immergermi nello studio che mi, come dire, mi ossigena un po', ecco, mi fa prendere una boccata d'aria e mi consente poi di riaffrontare le tensioni quotidiane. È più scaricato, ecco, mi fa scaricare, smaltire, un po' drenare tante tensioni. E quindi l'Istituto Storico è stato per me un momento importante, ciò che mi ha anche consentito di allargare gli orizzonti, per esempio gli studi sulle origini dei cappuccini, ecco, non sarebbero nati se non fossi stato lì, anche avere laboratorio attrezzato, cioè la biblioteca di primo ordine che c'è. Beh, certo, quella biblioteca è veramente eccezionale, sia quella grande che hanno fornitissima, soprattutto di testi, diciamo, moderni, no? Ma poi anche quella più ristretta dell'Istituto Storico, dove adesso è parecchio tempo che non li frequento abitualmente, però insomma c'è la possibilità proprio di servirsi, di tutte le riviste così in maniera mo molto semplice, diciamo, li trovi sul banco, le leggi, eccetera. Così, senti.
Tra l'altro tu con i Cappuccini hai avuto anche un buon rapporto, diciamo, editoriale, no? Cioè hai pubblicato parecchio con loro. Cioè mi ricordo uno che facemmo insieme la raccolta dei studi di Raul Manselli insieme a Alfredo Cocci, no? Francesco e i suoi compagni. Poi un lavoro che avremmo voluto continuare, ma diciamo c'è stato un grande volumone dagli spirituali a Cristoforo Colombo, curato da Paolo Vial per l'Istituto Storico Italiano del Medioevo, no? Più di 700 pagine che ha raccolto un po' quasi tutti gli studi di Manselli. Poi tu hai curato una raccolta di Edith Pastor, no? Intenso Sancti Francisce, poi hai pubblicato vari testi con loro, no? Tipo Francesco e i suoi frati, quello del 2017, che tu pure hai recensito, no? Insomma, è un rapporto che, come hai detto tu, dura ancora negli anni. Io su questa cosa ti vorrei chiedere se il tuo ricordo, diciamo, la tua collaborazione con padre Mariano Delatri, che per me era un personaggio veramente notevole. Sì, beh, Mariano è stato, l'ho ricordato sull'Osservatore Romano alla fine di novembre perché erano 100 anni dalla nascita e adesso ho scritto anche un profilo più ampio, più diffuso che pubblica l'Italia Francescana. Me l'hanno chiesto loro quando hanno letto l'articolo sull'Osservatore, non si erano resi conto nemmeno loro che erano 100 anni. Passato, dice, meno male, insomma, scrivi pure per la rivista. Io ho scritto un profilo più ampio che verrà pubblicato nel secondo numero, quindi forse in giugno, non so, o alla fine dell'estate. Mariano è stato un punto importante, credo, anche un po' per l'istituto, perché lui e Servus, che è Gibbon, Sì. che era un uomo che poi aveva i contatti, forse con l'esterno ce l'aveva ancora più di Mariano, nel senso che a Servus più di Mariano è rimasto a lungo nella società internazionale e nel direttivo, e poi Servus aveva contatti con l'estero, gli scrivevano continuamente, lui perdeva tempo in biblioteca a studiare per le questioni che gli altri gli ponevano, lui in maniera gratuita, così studiava, faceva, approfondiva, rispondeva. Mariano è stato però colui che ha favorito l'apertura dell'istituto a temi sul francescanesimo medievale, perché per i primi 40-50 anni, potremmo dire, di storia dell'istituto, dal primo direttore, poi nasce con Lettania Francescana. Il primo numero è del 31, nasce come storia dei cappuccini essenzialmente. I primi 40-50 anni sono tutti dedicati a fonti cappuccine, a storia dell'ordine cappuccino, quindi dal 500 in poi. Con l'anno francescano, dell'82, col centenario, e ancora prima con Manselli, la collaborazione che Manselli soprattutto ha avuto con l'Istituto dei Cappuccini e i rapporti personali che ha avuto prima con Ilarino da Milano, perché Manselli era molto legato a padre Ilarino, come tu ben sai, e poi con Mariano, che aveva in fondo sostituito forse Ilarino nel rapporto con la famiglia, anche era un po' il frate di famiglia, il prete di famiglia. Manselli ha avuto un grosso contatto con l'Istituto Storico, ha pubblicato con Collettanea e poi Noscu Cum Aufumus, Certo. pubblicato con la Biblioteca Serapico Cappuccini. Da allora, con i volumi di Manselli sui Nos e poi con la riedizione anastatica del volume di Gratien de Paris sulla storia del primo secolo dell'ordine, l'Istituto si aprì a temi di storia medievale, al contatto con le università laiche. E quindi Mariano fu uno che prese in mano l'organizzazione dei convegni sulla storia del movimento penitenziale, per esempio. E questo è stato molto importante, ripeto, perché ha allargato, diciamo così, i confini mentali, potremmo dire, il contatto, i rapporti e ha le collaborazioni. E di questo l'istituto se ne è giovato, ma se ne sono giovati anche gli studiosi, che venivano accolti serenamente nell'istituto anche per lavorare. Manselli, per esempio, lavorò lì per mettere le note sul suo San Francesco, lavorò lì, fece un lungo soggiorno di una decina di giorni, 15 giorni, non ricordo,
in cui lui stette lì con i frati. E questo è molto bello, no? Questo, ecco, Mariano in questo ha avuto uno snodo decisivo. Ma poi c'erano anche altri studiosi, tipi molto diversi, Ottaviano Smuchi, che ha molto studiato Francesco, i temi della spiritualità, del francescanesimo nascente. C'era Isidoro Laviglia Padierna, Camillo Berbé, che era un filosofo, quindi studioso di Scodo. Insomma, c'erano delle persone. C'era allora più giovane, no? Vincenzo Criscuolo, che c'è tuttora, no? Quindi persone che per me sono state importanti, ma che sono state importanti anche per il mondo della ricerca. Mariano, ripeto, con Mariano eravamo originari, lui era Sociaro e io Lepino, insomma, zone non lontane. Io scherzando dicevo che appunto quando sto con i frati, se sto con i minori sono minore, se sto con i cappuccini anche sono cappuccino, con i conventuali. Però dove sto, dicevo, io sono della provincia romana. E allora scherzando dicevamo che io e Mariano eravamo della provincia romana, cioè con Mariano eravamo conterranei in fondo, no? E c'era il rapporto con Manzelli, che ci legava, c'era questo tre d'unione che rendeva un po' per quanto io e Mariano siamo stati nell'istituto insieme solo 4 anni, perché lui uscì nel 96, e però con lui quei pochi anni sono stati molto intensi. Io, è una figura che ricordo con grande, come dire, con grande affetto, con grande gratitudine. Sì, guarda, è proprio quello che hai sottolineato, è vero, no? Mariano aveva questa apertura al di fuori, no? Io ricordo che ero anche giovane, studioso, ma lui mi accolse molto familiarmente, cominciai a fare recensioni per Collettanea, insomma, veramente aveva questa capacità di avere contatti, come dicevi tu, con l'università laica al di fuori. È stato un momento importante per l'istituto di svolta. Senti, adesso passiamo direttamente ai tuoi studi, no? Siamo partiti dalla tesi su Angelo Clarino. Tu poi su Angelo Clarino sei tornato più volte, no? Hai pubblicato parecchio, per esempio Un ribelle tranquillo, no? Angelo Clarino, gli spirituali francescani fra 200 e 300. Puoi farci un bilancio, diciamo, dei tuoi studi su Angelo Clarino? Ma i miei studi essenzialmente su Clareno sono stati condotti proprio nella prima fase della ricerca, direi nel primo decennio della mia ricerca. Poi dalla metà degli anni 90 Clareno si è piuttosto, chiamiamolo così, eclissato. Ne ho sostanzialmente, è rimasto, ma non certo in primo piano. Raccolsi poi quasi una quindicina d'anni fa ormai, quegli studi nel volume Un ribelle Sì, tranquillo nel 2008, quindi. del 2008 è stato pubblicato. Sono tornato a riprendere in mano per certi aspetti Clareno e mi sono accorto, me ne ero accorto già da molto tempo, insomma, ma no, l'avevo già scritto, ma Clareno è uno sconfitto, no, Alfonso? Clareno muore in esilio a Santa nel Re, nel Nel regno di Napoli, lì braccato dall'Inquisizione, scappa da Subiaco. Clareno non sconfitto, non riesce a ottenere, in fondo, per un attimo con Celestino V s'era staccata, aveva costituito questo gruppo a parte dove poteva stare in pace, ma poi non riesce a ottenere quello che è. E quindi, diciamo, è umanamente un perdente, eppure è un perdente che ha condizionato, influenzato le chiavi di lettura del francescanesimo fino ad oggi. Cioè, è più Ubertino con l'Arbor Vitae Crucifixe Jesu influenza la storia della spiritualità. Il 400 è dominato da Ubertino, se vogliamo, no? Poi è uno dei primi incunaboli, cioè negli anni 80 del 400. A Venezia si pubblica questo mastodontico volume dell'Arbor Vitae, la stampa dà una forza a Ubertino. Però la lettura del francescanesimo è stata condizionata da Clareno e dal Liber Chronicarum, dalla Historia Tribolationum, no? Come è più famoso, no?
Lui rilegge la storia del primo secolo con Francescano come una storia di tribolazioni che in fondo lega il suo gruppetto perseguitato a Francesco e alla parte dell'ordine perseguitata dalla maggioranza rilassata, dice lui. E Clareno cosa fa? Vede la storia, no? Francesco e poi ci sono i figli buoni, diciamo così, e i figli degeneri. I figli di Francesco e i figli di Elia. Clarene è quello che rovina Elia, lo massacra. Ancora fino ad oggi, molti quando leggono Elia, lo leggono qual è la chiave di lettura di Clarene? Francesco, già alla fine della vita di Francesco ci sono due partiti, i rilassati, quelli proprio che vogliono gozzovigliare, e i rigoristi, quelli fedeli. Leone è il capofila dei fedeli, ne abbiamo parlato tanto, no? E Elia è il capofila di quegli altri. Beh, queste è anche sostanzialmente Sabatier. Sabatier non inventa niente, Sabatier dipende da Clareno e Sabatier ha condizionato il secolo XX, perché, come diceva Giovancelli, anche quelli che lo rifiutano, però poi rientrano nel suo schema logico di lettura del francescanesimo e delle fonti. È Clareno. Clareno è uno sconfitto. Mi pare come il saggio che ho pubblicato su Frate Francesco, no? La duratura vittoria di un frate sconfitto, una cosa del genere. Adesso non mi ricordo manco io. Perché questo è sconfitto, eppure alla fine è lui che vince. Clareno ha avuto una importanza decisiva anche nel portarci fuori strada, perché per tante cose ci porta fuori strada. E però lui ha avuto un'influenza decisiva. Fino a oggi, se si vedono anche alcuni film e la lettura condizionata di Elia anche in tanta filmografia, dice sì, è Sabatier, questi leggono Sabatier probabilmente. Sì, ma Sabatier do parte? È l'onda lunga e Clarè. Senti, tanto ci torneremo su queste cose, però vorrei un attimo di interruzione, cioè prima di tornare su altre tematiche francescane, no, che sono quelle che forse interessano anche di più al pubblico presente, io ti chiedo qualcosa. Tu, insomma, hai insegnato per anni, non so se insegni ancora la Gregoriana, No, 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 non insegno, non insegno. hai dovuto lasciare, però hai insegnato per anni la Gregoriana, la storia della Chiesa, se non mi 20 anni, sbaglio, 20 no? anni, Quindi hai pubblicato su Archivum Historiae Pontificiae, sei dedicato anche a altri studi appunto di storia del papato. Ecco, se magari presenti un attimino questa tua attività e soprattutto, diciamo, questi studi. ma naturalmente i miei studi sul papato sono quantitativamente inferiori alla storia, diciamo così, sulle fonti agiografiche francescane o sugli spirituali. In buona parte sono anche legati in realtà a questo, perché poi sono o figure che si agganciano a questo, come Celestino V, perché ho studiato Celestino V, a quale ho dedicato, no, alcuni saggi, anche uno, l'ultimo recente era sulla Celestino V e le donne, se no. Sì, quello che hai parlato all'Antonianum, se non mi sbaglio, Sì, no? esatto. E poi ho messo per il saggio appunto pubblicato su Antoniano. O Gregorio IX e legato sempre ai documenti papali che riguardano la regola francescana, per scritto sulla Quo Elongati, sulla Ordine Vestris, sul ruolo di Gregorio IX come cardinale di Ostia prima, come papa nel rapporto col francescanesimo. Ho fatto però uno studio giovanile, diciamo così, pubblicato proprio su Archivum, e qui mi piace ricordare anche altre figure che sono state importanti, sì, cioè della facoltà di storia della Gregoriana. Io ricordo con tanta gratitudine il padre Rabikauskas. Rabikauskas, si è parlato prima di paleografia diplomatica, è stato il mio professore di paleografia diplomatica in gregoriana e ricordo, insomma, quando si diceva che eravamo allievi di Rabikauskas, tanto di cappello, perché era una personalità nel campo. Ricordo con gratitudine umana, ecco, soprattutto la persona umana di Hans Grosch, che
fu successore di Kempf alla facoltà. Ricordo Fois, no? Ricordo padre Mario Fois, ricordo tanti altri, ma lì c'è stato, ecco, Rabikauskas e Grotz mi fecero pubblicare quando io ero ancora studente nella facoltà, mi fecero pubblicare sull'Archivum, e questo per me, che feci un seminario sulla partecipazione del popolo alle elezioni di vescovo. E io era un tema che loro ripresero dall'attualità. In quegli anni ci fu un'elezione in Svizzera, lo dico, tutto un... loro fecero un seminario, lo fece Grotz e Gribbon. No, Rabikauskas non c'entrava col seminario, però io parlavo e studiai per quello l'epistolario di Gregorio VII. Piacque quell'elaborato e Rabikauskas, imbeccato da Grotz, mi propose di scrivere per l'Archivio. E per me fu una grande soddisfazione. Quell'articolo è stato pubblicato più di 30 anni fa. E, diciamo, poi ho iniziato a insegnare. I temi che poi ho fatto per la tesi furono sempre però temi presi dalla Sapienza più che dalla Gregoriana, perché la Gregoriana portava a storia del papato, storia delle istituzioni, della curia romana. Invece il mio approccio era un po' più sui movimenti religiosi, più dal basso, più sulle quindi temi più che attraverso Manzelli si riallacciavano a Morgan, se si vuole, almeno come temi di studio. In Gregoriana, non ho avuto di per sé su questi temi, però potevo già andare un po' con le mie gambe. La Gregoriana mi ha fornito altri quadri, altre cose. Poi ho cominciato a insegnare nel 96 e ho insegnato molte volte però temi relativi al francescanesimo, perché a loro faceva piacere che io ampliassi questa offerta formativa, che era un punto importante per la francescanista, per gli studi che c'erano allora, e non avevano un esperto su questo. Quindi è stata un'esperienza che mi ha dato soprattutto un osservatorio internazionale, perché come professori e come studenti era quanto di più internazionale ci fosse. E quindi questo, bene o male, ti apre anche la capoccia, cioè ti fa vedere che, insomma, anche certe tradizioni ecclesiali, per me uomo di chiesa, la fede come si viveva in Italia, ma era una modalità, una delle tante, ce n'erano tante altre ancora e non se ne poteva assolutizzare nessuno di moderno. Questo sento che ha aperto un po' la testa. Quindi ti sei portato un po' di sapienza in gregoriana, come hai detto, perché vedi, tutto sommato anche dei presenti, per esempio, vedo Filippo Sedda, che si è laureato con noi alla Sapienza anche lui dopo i suoi studi, no? E poi anche il preside della Scuola Superiore di Studi Medievali Francescani si è laureato con noi alla Sapienza di Magistrale, no? Quindi, come dire, con me, diciamo, direttamente. Quindi mi fa piacere, no? Questo scambio che c'è stato tra università pontificia e università statale, la nostra soprattutto. Senti, soprattutto, senti, per non andare troppo in là, ti faccio subito questa domanda, cui in qualche modo hai accennato, no? E tu sulle fonti francescane, appunto, sei intervenuto spesso, no? Hai fatto le introduzioni a una delle biografie francescane nella nuova edizione delle fonti francescane, no? Quella del 2004 e poi ha avuto una nuova edizione nel 2011. Poi è scritto Viveva d'Assisi, un uomo di nome Francesco, fino a un santo di carta, no? Ecco, allora, questo delle fonti è sicuramente un tema manzelliano, che però appunto nei tempi è quello che forse si è più evoluto rispetto a Manzelli in qualche modo, no? Ecco, allora tu hai già parlato un po' di Sabatier, sia rispetto a Manzelli, sia rispetto a un'evoluzione successiva. Come ti metti tu rispetto a questa, una tua posizione proprio sulla lettura delle fonti francescane, soprattutto delle leggende, ovviamente? Credo che qui un'altra avventura che per me è stata importante. Sin dall'inizio, c'è Alvaro e lo ricorda, sin dall'inizio feci parte del comitato, no, c'eri pure tu, mi pare, mi ricordo se c'eri pure lui, mi pare di sì, Per le fonti no, francescane? su Frate Francesco,
Sin dal 2000 ne cominciamo a parlare, guarda, il 2001 rinacque, no? Sotto il Sì. coordinamento di Alvaro. Ecco, per me questo è stato Alvaro mi mantiene ancora in redazione. cosa? Alvaro mi tiene ancora in redazione. Sì, ecco. E per me è stato importante perché soprattutto quella rubrica, no? La quale facemmo nascere e che tenni per molti anni. Ecco, quello mi ha portato a riapprofondire, ad approfondire di volta in volta le diverse fonti del corpus agiografico. E lì io ho maturato nel corso degli anni, diciamo, una consapevolezza che ancora non avevo come visione riassuntiva quando ho scritto le introduzioni alle fonti. Cioè, quando Alvaro mi disse poi, dice, ma quell'introduzione alle fonti, perché non aiuti, no? Perché la rubrica Imparare a leggere le fonti, i primi numeri feci su questioni specifiche, una volta sui peccati del giovane Francesco, una volta sulla benedizione di San Francesco Morente, una volta sul presepe, cioè del cosiddetto di Greccio. Poi Alvaro mi disse, ma senti, ma quelle introduzioni delle fonti, perché non leggi? Magari allarghi un po', vedi, no? Cioè, diciamo, le rimpolpi e fare una lettura su ogni fonte di volta in volta. Io ho preso, dico così, con un po' di leggerezza, va bene, così ci ho già fatto tutto, in fondo, dissi, basta che allargo un po', allungo il brodo e via. E invece un accidente, cominciai e mi resi conto che le cose mi appassionai anche. E questo mi ha portato, da lì poi, ecco, il Santo di Carta, che sento come uno dei libri miei più creativi, forse il più creativo, quello che mi ha dato anche tante soddisfazioni. Diciamo così, quello mi ha permesso di avere anche una chiave di visione riassuntiva che secondo me, ecco, va oltre Sabatier. Perché qual è la chiave di lettura di Sabatier? Sabatier le fonti le oppone. Ci sono le fonti buone e le fonti infide. Ci sono quelle che fanno capo all'ufficialità e quindi Tommaso da Celano e Bonaventura, che sono fonti che lui guarda con sospetto, diciamo. E c'è la fonte, la tradizione che fa capo ai compagni, a Leone in modo particolare, che lui vede con piacere. Con lì c'è in fondo il vero Francesco. Per cui Sabatier divide le fonti in maniera, non dico manichea, ma quasi, le oppone. E nel XX secolo si è stati sostanzialmente in questo che Manzelli chiama il cerchio magico. Cioè, questo è il cerchio magico di Sabatier. E tutti ci siamo caduti dentro, dice Manzelli, e c'ha ragione, perché anche quelli che non condividono Sabatier non fanno altro che rovesciare le sue posizioni, ma di fatto l'ottica è quella. Solo che quello che per Sabatier è buono per gli altri è cattivo, e quello che per Sabatier è cattivo per gli altri è buono. Ma sostanzialmente siamo lì. Anzalli cerca di superare, no? Si propone di uscire da questo cerchio. Ovidio Capitani in un convegno di Firenze dirà: bah, perché poi ci furono quelli che attaccarono Manzelli in maniera anche ingenerosa, e questo non mi è mai piaciuto e non è un mistero perché l'ho scritto molte volte. È facile sparare poi quando non c'era più. Che Manzelli sì, ha avuto certamente i suoi limiti, ripeto, io me ne sono staccato, però ha portato da solo tutte le, no, anche chi si è poi cominciato a parlare in maniera quasi schizzinosa del suo impegno di ricerca, non avrebbe potuto farlo se non ci fosse stato lui. È come dice, noi siamo un'anima sulle spalle di chi ci ha preceduto, no? Vediamo più là, ma se non ci fossero stati. Quindi Manzelli cerca di dire, ma secondo me non elabora a fondo poi una chiave riassuntiva, che io sintetizzerei così: dalla opposizione alla integrazione, e questo è il santo di carta nel complesso. Cioè, le fonti francescane non si oppongono, come dice Sabatier, non si costruiscono opponendosi, ma almeno fino allo specchio di perfezione, perché poi lo specchio di perfezione è un'altra cosa, vanno integrandosi. Tommaso, quando scrive il memoriale, lo scrive per completare la rima.
e anche i compagni che nel 46 raccontando quello che non c'è nella vita, ma supponendo quello che c'è. Se si vede, si sovrappongono, si vede che si incastrano, non si oppongono. Se si vede, non so, una fonte pochissimo studiata, marginale, come il Liber de Laudibus di Bernardo da Bessa, si vede che quando apprende i miracoli di Francesco o altre cose, apprende quello che non c'è in Bonaventura. Che Bonaventura a un certo punto fa la sintesi di quello che c'è. E poi dopo si cerca di riprendere quello che lui ha messo fuori, ma lo si unisce. E nel manoscritto che ha la Compilatio Assisiensis, il 1046 di Perugia, la Leggenda Maior e la Compilatio Assisiensis sono una a fianco all'altra. E la compilazione non è scritta per soppiantare, ma per integrarlo. E infatti, se si legge pure nel famoso manoscritto di Sant'Isidoro 1,73, quello Speculum Minus, come è passato, no? Che Lemmens pubblicò per prima, che poi ha ripubblicato Bigaroni, si dice: qui raccogliamo le cose che non sono nella leggenda comune, cioè in Bonaventura. Ma per integrarli. Quindi le fonti vanno integrandosi, non opponendosi. Ecco, questa è un po' la mia visione che diremo per certi aspetti agli antipodi di Sabatier. Va bene, sì, che non è però come dire il sistema compilatorio delle fonti, qui è un'altra cosa, diciamo, no? Altra questione. Va bene, senti una cosa, faccio una domanda un pochino così forse più leggera. Cioè, sicuro è venuto fuori anche nell'intervista precedente che la francescanistica è diventata un campo di ricerca sempre più vasto, sempre più importante, no? Sempre più interessante e che quindi si va anche un po' specificando. Ora, abbiamo avuto negli ultimi decenni, no, dei bei definizioni molto utili come libertà. Povertà vissuta, povertà pensata, individuazione di un minoritismo padano, eccetera. Poi non lo so, però, secondo me, lo chiedo a te, diciamo, cosa ne pensi tu? Si va a volte verso un eccessivo nominalismo. Non so, frati minori, d'accordo, minoritismo, d'accordo, ma non usiamo più francescano, cioè ci si allontana come se fossero come dire, anche questo raro frate Francesco, no? Guai se ti scappa un San Francesco, che è un modo comunque di interpretare, perché frate Francesco, lui si denomina così, però cioè, voglio dire, uno storione che deve rimanere legato a un linguaggio esclusivamente, come dire, formale a un certo punto, no? A parte che non vorrei mancare di rispetto a qualcuno che ci ascolta, ma se frate Francesco va bene, però Madonna Chiara non va bene più, perché si denota ancilla, serva, famula. Non personalmente, quindi come dire, poi si usano due pesi e due misure. Insomma, per farla breve, tu cosa ne pensi di questo estremo, vorrei dire, nominalismo? Pensa che a un convegno di Assisi qualche anno fa, qui ero presente io, non so se presiedevo io, un giovane studioso venne a, parlando della sua relazione, no? Ci tenne a specificare che non bisogna usare termini quali parola, termine e così via, ma semplicemente lemma e cose di questo genere. Ecco, io ho sempre pensato che lo storico, bene o male, debba avere anche un suo stile apprezzabile e che lo storico non scrive di biologia o di chimica, per cui debba usare per forza certe definizioni, no? Quasi a formule. Non lo so, ho estremizzato la cosa, tanto per farti una No, domanda e venire un po'. per estremizzarla un po' anch'io ti dirò che dunque l'ho scritto e coso, io stesso ritengo che bisogna essere accorti nell'uso della terminologia. Per cui, benissimo, da un certo punto di vista, molte volte ho usato anch'io sacerdotalizzazione invece di secolarizzazione, perché anche faceva accenno a questo passaggio di termini Attilio prima. Ho usato io, come propone giustamente Maria Pia, Ugo a un certo punto, Ugolino,
Però poi non starei a farla troppo lunga queste storie, perché insomma, se mo tutto si riduce a questo, vuol dire che studiamo poco e gonfiamo, cioè non facciamo di questo il problema dei problemi, perché questo il problema non è. Sono cose nelle quali bisogna essere attenti, però poi a me sembra che quello che è centrale è la robustezza e la forza della ricerca. Se stiamo troppo a fare su queste cose, allora vuol dire che si studia poco e si ingigantisce, si dà aria del. Cioè, si frigge l'aria. Sono importanti e ripeto, io le ho colte e cerco di mantenermi fedele. Poi, dopodiché, se questo diventa la questione importante, allora vuol dire che insomma, lo studia vero e andare a farsi benedire. Detto Va bene. proprio con estrema sintesi e quasi brutalmente, insomma. Quindi io direi che la precisione è importante. Non farei di questo il problema dei problemi. Non, lo relativizzerei anche qui. L'equilibrio è ciò che conta, è la ricerca seria, se possibile, su fonti di prima mano, sugli archivi, sulle cose, su tante altre questioni. Insomma. La relativizzerei un po'. Va bene, grazie. Senti Alvaro, quanto tempo abbiamo ancora? Abbiamo ancora una mezz'ora, puoi andare Ah, avanti, vabbè, allora è ma tantissimo. nella mezz'ora ci sono ancora però Avete domande? delle Le domande degli altri, vero? esatto, Va quindi. bene, allora guarda, ma non è che ci sia tantissimo da dire, insomma, è qualcosa da salto. Allora, senti, Felice, ecco, ne salto una e andiamo avanti a un tuo lavoro che hai fatto da poco, no? Diciamo nel 19, non molto, no? Siamo usciti alla fine del 19 dall'ottavo centenario dell'incontro di Francesco d'Assisi con il sultano, si è pubblicato parecchio, eccetera, no? C'è nel racconto di Francesco del sultano spunta a un certo momento fuori con Bonaventura l'Ordalia, d'accordo? O Ordalia che dir si voglia, cioè la prova del fuoco, no? L'episodio è ripreso da Giotto, o comunque dai Giotteschi, nel ciclo della Basilica Superiore di San Francesco. E tu hai individuato in questo affresco un serpente, no? D'accordo? Ecco, l'hai pubblicato tra l'altro anche sull'Osservatore Romano, cioè quel serpente tra le fiamme, no? È scritto proprio nel 19. Giotto nascosto e così via. Senti, e allora come ti spieghi che nessuno se ne fosse accorto prima di questa, che appare molto evidente adesso, no? Sì, guarda, io sono partito dalla scoperta di Chiara Frugoni, che trovò un volto nella scena 20 della morte di Francesco. Lei lo ha identificato come un diavolo nella nube, io non sono convinto per niente che sia un diavolo, ma al di là di questo è importante perché Chiara ha documentato lì in maniera inoppugnabile che il primo a giocare con le nubi non è come si credeva Andrea Mantegna, ma questo anticipa a Giotto, chi per lui, insomma, e comunque al cantiere della chiesa di Assisi. Partendo da quello, io mi sono messo una volta nel recensire un libro ancora di Chiara, che recensii, presentai sull'Osservatore Romano. E poi vidi in un'altra scena, dico, ma qui c'è un altro volto. Era la scena dell'estasi di Francesco, quella che proprio precede l'incontro col sultano. E lì, vedendo prima uno, poi un altro, in una nube ci sono quattro volti. E anche lì ho cominciato a studiare queste cose. E un'impressione ho avuto che un volto ci fosse anche sotto la fiamma dell'affresco dell'incontro col sultano. Mi sono recato ad Assisi a vedere l'originale perché è ancora lì, mi sembrava, però poi non ho scritto niente su questo perché occorrerebbe fare uno studio, ci vorrebbe un esperto, vedere se non possa essere qualche cosa che si è staccato dal muro e alla fine ti fa sembrare ciò che non è. Dovrei salire al livello dell'affresco e non possibile. Però quando andai lì, studiando la cosa, vedi
veramente a darmi l'imbeccata, e devo citare, è stato Carlo Bottea, il bibliotecario. Perché vedendo, dice, ma qua, insomma, quel giorno che andai per controllare le cose, parlando con Carlo in biblioteca, individuiamo pure sto serpente. Poi sì, è chiarissimo, quello è chiarissimo. Quel serpente lì, tra le fiamme c'è un serpente. Com'è che non si è visto? Ma com'è che non si è visto? Oppure il volto che Chiara ha visto nella nube è chiarissimo, eppure per secoli non l'abbiamo visto. Sai, sono quelle cose che sono chiarissime quando si sono messe a fuoco. Allora sì, prima ci passi sopra e il punto è cercare di capire cosa significava quel serpente lì. Perché poi qualcuno ha scritto un diavolo nel fuoco, questi diavoli li vogliamo vedere dappertutto, nelle nubi, nel fuoco. Il diavolo non c'entra niente, secondo me, neppure lì con sto serpente. E come cercai poi di dire in quell'articolo, in quell'ampio saggio pubblicato su Collettanea Francescana, Giotto nascosto, studi appunto queste alcune scene del ciclo. L'estasi, dove no, lì Francesco è letto nella chiave della trasfigurazione. Quindi c'è l'idea, no? Francesco è come una specie di è la trasfigurazione di Francesco, come c'era stata quella di Cristo. È un po' il tema dell'alter Christus che torna, secondo me. E poi quello del serpente, cos'è? Ecco, lì l'influenza è Bonaventura. Bonaventura, alla fine della vita, combatte contro l'averroismo, che a Parigi gli sembra vincente. E lui è preoccupato di questa diffusione, di questa moda che ha contagiato i frati, di una filosofia che sta sganciandosi dalla scrittura, che sta quasi razionalizzandosi. Lui è l'ultima grande battaglia di Bonaventura. È preoccupato di questo. Ora, quell'episodio va riletto alla luce della polemica anti-averroista, come ho documentato, cercato di commentare in quel saggio. E perché Giotto aveva i suoi consulenti teologici. È chiaro che ce l'aveva. Giotto, chi per lui il cantiere, c'ha i consulenti ideologici. Ma scusa, anche oggi, quando Renzo Piano fa la basilica lì a San Giovanni Rotondo, piaccia o non piaccia, però Renzo Piano mica agiva da solo. Crispino Valenziano, che è un grandissimo liturgista, era stato messo lì e discuteva con Renzo Piano. Cioè, pensiamo che Giotto lo lasciavano fa da solo così nella basilica, che era il manifesto ideologico dell'ordine. Ma lì c'erano ideologi francescani di prima categoria, gli esperti, che insomma sorvegliavano e in qualche modo interagivano con la committenza, agisce fortemente col cantiere. Non è che Giotto c'ha mano libera, tant'è che pure la committenza dice, tu qua, questi sono gli episodi da affrescare, mica li sceglie Giotto. Insomma, la committenza c'ha una voce forte. Ecco, questo è venuto fuori un po' in quello studio. Che insomma è una delle mie incursioni. Tante volte io sono un po' sfrontato e mi lancio su campi di cui no, non sono esperto. Per cui mi sono lanciato sul campo paleografico con la lettera a Leone o con la regola, no? Perché prima si diceva Attilio, uno degli studi per me più belli di Attilio, uno studio importante, è lo studio che ha fatto sulla regola, sull'originale, diciamo così, che è in Assisi, quel documento, come dice lui, di Onorio III. E lui ha scoperto che due parole sono state scritte su rasura. È interessante quello, no? Ecco, lì poi ho trovato pure io una terza cosa, cioè mi vado a lanciare in cose che cioè, sono un po' curioso, mi spingo. E così mi sono messo a fare questa cosa sull'iconografia, ma quello non è il mio campo. Poi però mi faccio prendere la mano e sono le incursioni in campi alieni, diciamo. Che però mi aiutano ad allargare un po', no? Lo sguardo, a non irrigidirmi e a non restringermi in certi recinti. Senti, Felice, grazie. Allora facciamo una cosa, ritorniamo proprio a un tuo campo più specifico. Ci sono due domande che ti voglio fare, no? Te le propongo tutte e due insieme, così poi vediamo il tempo che ci rimane. Una riguarda il Memoriale in Desiderio Anime, l'edizione che hai fatto con padre Oroschi, no? E l'altra invece una fonte molto, molto pubblicizzata, diciamo così, giustamente, no? Cioè la cosiddetta Vita Breve di Tommaso da Celano.
D'accordo, tu sei intervenuto su questa anche in Frate Francesco, diciamo, del 17, insieme ad altri, diciamo, si analizzava un po' questa vita breve. Allora, sul memoriale, no? Ho visto che sono state poi vari interventi, alcuni anche critici, diciamo, su questa edizione. Come vi hai recepiti? E poi una domanda che ti faccio, non è che forse questa edizione, almeno come mi sembrò allora, no? Si parlava di una nuova edizione del Memoriale ed è arrivata la vostra, che per carità va bene. Io pensavo che ci sarebbe stato bisogno forse di un po' di tempo in più per arrivare a questa edizione. Comunque, diciamo, tu che ne pensi e cosa pensi di alcune critiche? Non so, c'è stato Solvi, se non mi sbaglio, qualcun altro che hanno sollevato delle obiezioni. Dunque, penso che certamente un lavoro perfetto non l'è mai, e se no, ci sarebbe sempre bisogno di altro tempo per ogni nostro lavoro. Forse ce ne accorgiamo dopo che l'abbiamo fatto, no? Perché noi stessi andiamo avanti. L'edizione l'avrei fatta diversamente o ritardata? No, io penso che, con tutti i pregi e difetti che può avere ogni cosa, forse avrei adesso, dopo 10 anni, dico, sostanzialmente tengo quella lì. Nel senso, noi abbiamo solo due codici, poi ritrovammo un terzo, quello che era già, ma sembrava sconosciuto, no? Di Uppsala. Quello che dicono i manoscritti parlano di due testi che non possono essere frutto di un unico parto, perché il manoscritto di Roma dice una storia diversa, che è difficile un copista possa fare o possa essere sviste come voleva Bill, che Sabatier l'aveva già detto, sono due relazioni diverse, ma non si volle assolutamente prendere in considerazione, proprio perché secondo me l'aveva detto Sabatier. Alla fine questo è successo anche negli studi francescani. Molte volte si è guardato non cosa si diceva, ma chi lo diceva. E questo ha condizionato negativamente. Sabatier aveva già detto, sono due relazioni diverse. Ora, il manoscritto di Assisi e il manoscritto di Roma, quelle diversità non possono spiegarsi, secondo me, come frutto di sviste di copista. Sono due redazioni. Un redattore diverso dall'autore poteva farlo, non credo. Quindi sostanzialmente la forza di questa edizione è proprio, no, aver documentato questi passaggi redazionali, che non sono strani, anzi, proprio la scoperta che poi ha fatto Dalla Rà, ma va nella linea in questa direzione. Perché Tommaso mette e rimette mano. Gliele fanno rimettere mano alle sue opere, al punto che lui si stufa, lui alla fine si è rotto le scatole, ma se le ha rotte di brutto, e lo dice all'ultima pagina del Trattato dei Miracoli, cosiddetto, quando dice: "Ma avete proprio rotto, non ne posso più, non ne posso più". Ora, quindi io sostanzialmente quel lavoro, con tutti i limiti, credo che mantenga buona parte della sua validità. A parte tutti gli ausili, i sussidi, l'individuazione migliore delle fonti, si può discutere. Qualcuno ha detto, mi pare Iozzelli, e questo forse qualche caso che lui porta, ha ragione, dice: è vero, avete fatto bene a ridurre le citazioni bibliche, nel senso che gli editori di Quaracchi, una parola, dice: questa è citazione biblica, ma insomma, erano stati esagerati nel trovare. Noi l'abbiamo ridotto. Ricordo perfettamente, a volte di recitazione biblica è una parola, insomma. Sì, ecco, che non aveva significato. Noi avevamo ridotto, snellito lì. Iozzelli dice: forse in qualche caso avete snellito di troppo, perché lui mostrava un caso e c'aveva ragione lui. Insomma, ecco, si possono, no, fare degli appunti, è chiaro, no? Delle cose, però sostanzialmente io ritengo che la scoperta che ha fatto Jacques Dallaran, no, sull'imbeccata che gli viene dagli Stati Uniti di questo manoscritto, beh, è certamente un momento importante.
Ne ho discusso con Jacques, perché lui ritiene che questa vita ritrovata, cosiddetta, sia la seconda vita in assoluto scritta, la seconda opera, perché la cronologia che fa lui è Tommaso, vita del Beato Francesco, Tommaso che scorcia la sua opera e poi Giuliano d'Aspira. E io invece metto Giuliano d'Aspira in mezzo alle due opere di Tommaso. Cioè da Tommaso a Tommaso attraverso Giuliano. Di questo io sono convinta ancora oggi, nonostante, diciamo così, le osservazioni, no, che Jacques può fare. Io sono ancora convinto che la cronologia sia Tommaso, Vita Beati Francesco, Giuliano d'Aspira e poi Tommaso torna a scrivere. Perché Tommaso in quest'ultima opera porta anche dei fatti nuovi. E perché Giuliano li avrebbe saltati se avesse scritto dopo? Perché? Strano, no? E l'ho mostrato con alcuni passaggi. Quindi ecco, questo è sostanzialmente il mio punto di vista. Scrive Tommaso, poi scrive Giuliano, basandosi su Tommaso e mettendo qualcosa di nuovo, la traslazione, no? Non c'è nella Vita Beati Francesci. Ma c'è in Giuliano, poi Tommaso torna a scrivere e tiene conto della sua opera e di quella di Giuliano. Certo, la cosa più bella di questa vita ritrovata o vita breve è indubbiamente questo fatto che ancora oggi si possono trovare fonti sconosciute, no? A Certo, parte il certo. fatto che Jacques Dallaran era arrivato già a pensare precedentemente a ricostruire questa vita, no? Ma veramente la cosa più bella per uno storico è pensare che la parola fine non si pone mai non solo ai dibattiti, no? Non solo agli approfondimenti, ma anche. Come dire, ti può venire fuori un qualcosa a cui non pensavi, no? O comunque non pensavi mai di trovarlo in questa forma completa. Ma Va bene? certo, io in questi ultimi mesi mi sono dedicato un po' alla figura, passo, no, di qualche secolo, alla figura di Bernardino Ochino, questo uno dei primi generali, diciamo così, vicari generali di Cappuccini, che poi transfuga, no? C'è la sua apostasia, passa tra i protestanti, figura emblematica, no? Il più famoso, potremmo dire, tra i retici cosiddetti, no, del Cinquecento. Bene, mi dava notizia Michele Camaglioni, che studia molto Ochino, di edizioni che continuano a ritrovarsi, cinquecentine che si credevano perdute perché su Ochino agisce molto l'Inquisizione, quindi le sue opere vengono distrutte. Di una cinquecentina di un'edizione sconosciuta di preti che si conoscevano, un'edizione sconosciuta di alcune prediche che lui tiene a Lucca, che è venuta fuori dalla biblioteca del seminario di Bologna. Voglio dire, no, ecco, questo è ciò che fascina anche del nostro lavoro, del nostro mestiere, che io amo moltissimo, io amo molto il mestiere e il mio desiderio è di tornare a poter avere del tempo per poterlo fare liberamente. Quindi, come dire, in video prima nell'intervallo parlavamo con Emanuela e lei diceva che tra poco andrà in pensione e potrà studiare più liberamente. Ecco, io e in questo Comunque senso. sei appena diventato arcivescovo, non mi dire che già pensi a Celestino V. No, no, non ci penso e sento che devo portare la sargina fino a quando Dio vorrà. Però mi tengo, questo me lo tengo proprio per non cadere in depressione dopo, no? Perché poi chi non ha più niente va a deprimere. No, io mi tengo questo e me lo tengo come spazio adesso perché dire ho una prospettiva anche per dopo, per conservare l'entusiasmo anche per dopo, perché questo mestiere lo amo. Cronologicamente, diciamo così, è stata una vocazione che è nata prima di quella al sacerdozio, è nata prima questa, poi è venuta quella che ha come soppiantato questa, ma poi l'ha ripresa, insomma, la sento parte di me, ecco. Bene, questo ci fa piacere a tutti quanti, no? Noi storici che abbiamo anche questa vocazione, no?
particolare. Allora, io come domanda avrei finito. Se c'è un po' di tempo, non so se possiamo chiedere a Felice se c'è qualcosa di cui vuole parlare che io non gli ho chiesto, per esempio dei suoi studi su Celestino o anche di qualcosa al di fuori della storia. Ma guarda, diciamo come studi, un campo che ho approfondito anche un po' negli ultimi anni, a parte, ecco, la storia del francescanesimo, l'ho approfondita almeno dal 200 al 500, in gran parte con la parentesi, come tu mi facevi notare le domande, il 400 è meno presente nella mia ricerca, forse perché io ho una passione un po' per le origini, ma all'osservanza anche alle sue origini, però ho anche una passione per quelli che perdono, diciamo così. L'osservanza invece vince, quasi quasi la mia simpatia va più a quelli che hanno storicamente, non lo so perché, però poi mi trovo a studiare questi, Elia, mi trovo a studiare gli spirituali, mi trovo a spirituale. Le origini, ecco, le origini del francescano, le origini dei cappuccini, mi trovo a studiare Ochino, un altro perdente, e insomma, così. Però un altro soggetto che ho approfondito un po' negli ultimi anni, al quale ho dedicato diversi studi, è il francescanesimo tra 8 e 900, che si incrocia con gli anni del modernismo. Questo mi ha portato anche un po' a studi su questi, alla storiografia di questi anni. Sono anni terribili per certi aspetti di grande difficoltà e anni anche affascinanti. Si sta pubblicando adesso, finalmente si pubblica, gli atti di un convegno che facemmo sui fratelli Mercati, Giovanni, Angelo e Silvio. E i fratelli preti, uno poi cardinale, anche Giovanni, cardinale bibliotecario. Dominarono in fondo la Roma Vaticana nei primi 50 anni del Novecento. Uno era prefetto dell'archivio e uno prefetto della biblioteca. Due figure veramente straordinarie, belle, di grandi capacità autodidatti. A Giovanni da autodidatta ha fatto quello che ha fatto. Porca miseria, di fronte a questi uno scompare proprio. E sto pubblicando su loro e i loro rapporti col modernismo un ampio contributo che pubblicherà la Vaticana nella collana Studi e Testi, questo convegno. Beh, con cui il francescanesimo si incrocia perché la figura di Francesco era amata dai modernisti, in qualche modo era funzionale anche a un'idea di riforma della Chiesa. E mi sono appassionato di tante figure che hanno lottato, no, anche qui figure che hanno sofferto, penso anche a una figura che poi ne è uscita, Tommaso Gallarati Scotti, per esempio, questo patrizio milanese che poteva fare la vita tranquilla e insomma di famiglia ricchissima, invece si innamora e si infervora di certi dibattiti e soffre umanamente per questo, per tanti anni. Poi vede alla fine della vita, con l'avvento di Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II, insomma, la sua storia potremmo dire ha quasi un lieto fine, no? Ecco, sto studiando, ho studiato anche, ho fatto molti, molti studi su questo periodo, su Salvatore Minocchi, qualcosa su Ernesto Bonaiuti, che è il caso più famoso, per esempio su Teofilo Dominichelli, che si chiama La nascita dell'Archivum Franciscanum Historum. Ecco, questo è anche un mondo che mi appassiona perché si incrocia dei drammi umani. Questo è qualcosa, no? Non so quanto avrò possibilità poi di studiare ancora, perché qui bisogna andare su archivi, cose che mi richiedono la presenza sul campo. Io non posso andare in giro spazzolando a destra e a sinistra, i miei tempi di studio adesso sono ridotti. Però credo che questo sia per me occasione anche per riflettere sulle mie radici di cristiano, perché insomma sono un cristiano e un credente, no? Si vede, porto un colletto. Però questo mi dà occasione per riflettere anche sulle ragioni della mia fede. Bene, vedo che c'è Emanuela che ci sta seguendo perché hai citato Ernesto Buonaiuti, che lei sta studiando parecchio negli ultimi tempi, no? Ha fatto un intervento anche
alla giornata che mi hanno dedicato i miei Appunto, cari. ricordiamo che ti abbiamo dato questa giornata, che era il minimo che potevamo fare per te. Grazie, è Ho stato bellissimo letto sentire l'articolo di commosso. Emanuela su Ernesto Bonaiuto. Allora, Bene, ci ringrazio. possiamo. Non ho sentito Ringrazio. l'ultimo intervento di Felice. Che dicevi? No, dicevo che ho letto l'intervento di Emanuela su Ah, Bonaiuto ecco. nella giornata. Va bene. Allora, Anche questo, riprendo la parola io. Grazie. Dunque, anche quest'ultimo intervento di cui si parlava l'abbiamo pubblicato in Frate Francesco, gli atti della giornata dedicata al professor Marini. Dunque, grazie davvero a tutti voi partecipanti. Vedo e devo, chiedo scusa sempre se non nomino tutti, ma vedo la professoressa Chiara Frugoni che da tempo ci ha raggiunto e la saluto cordialmente per la sua presenza, così ancora come Tersilio Leggio e tanti altri che scusatemi se non posso salutare uno per uno, ma mi corre l'obbligo prima di tutto, se ci sono delle domande, c'è una domanda che è appena arrivata, la leggo, se è una domanda forse impertinente per un arcivescovo, si precisa così, ma a suo avviso. La più consistente eredità di Francesco d'Assisi nel Papa, che ne ha voluto riprendere il nome, qual è la consistenza? L'aggancio è l'aggancio al Vangelo che hanno l'uno e l'altro, cioè Francesco Papa e Francesco Santo hanno un riferimento, diciamo così, che è inamovibile, è il Vangelo. E questo dà loro l'attualità e direi li rende, anche se vogliamo, scomodi o sembra controcorrente per tanti aspetti. Perché purtroppo a volte anche, cioè a volte in ambito ecclesiale, non si ha come riferimento il Vangelo. Punto. Cioè quelli che si stupiscono perché il Papa, quando si stupirono che il Papa andò nel carcere a lavare i piedi, cioè non hanno letto il Vangelo. Il loro modello di riferimento, il loro cristianesimo ideale non è il Vangelo, ma è la Chiesa, una personificazione, un'incarnazione storica della Chiesa, è sostanzialmente quella dell'integralismo tardo-ottocentesco e, diciamo così, della polemica contro lo Stato che aveva usurpato e scacciato, diciamo così, il Papa Re. Quell'immagine storica che è venuta a concretizzarsi dopo il Vaticano I e prima del Vaticano II. E quindi loro si tutto ciò che si distacca da questo è tradire, tradire, tradire. Tradire cosa? Tradire il Vangelo? È che il Vangelo non è il loro punto di riferimento. Quindi quando uno ha come riferimento il Vangelo diventa immediatamente trasgressivo. E tanto Francesco Santo, non possiamo capirlo senza il Vangelo. È così il Francesco Papa. Bene, grazie. Credo che Attilio abbia una domanda, la può rivolgere direttamente a Felice. Volevo passare dopo gli altri che stanno ascoltando e che hanno diritto di parola più di me, ma sarò breve. Hai detto a un certo punto, io mi sono commosso, sono un po' curioso. E quindi invado volentieri i campi che non sono i miei. È un bel esempio questo tuo di libertà intellettuale e di appunto curiosità. Ma mi chiedo se per caso, dato che vengo dall'università, dato che sono universitario, questa tua libertà e curiosità intellettuale non venga per caso dal tuo non essere accademico. Non essere inquadrato in università, non essere inquadrato nei settori disciplinari. E quindi essere libero di spaziare ovunque, a tuo piacere e a tua intelligenza. Ma certamente Attilio, il fatto di non essere, diciamo, inquadrato così, no? Questo mi dà comunque una libertà perché non mi viene obbligato a niente, no? Un po' questo, certamente, un po' questione caratteriale, curioso, no? Uno che è curioso, un piccione, alla fine si incuriosisce, va, vuole capire.
E poi c'è sta cosa che vorrei capire tante cose, voglio capire come è successo. Questo di Dalla Molla, credo che sia un po' un misto di cose. Certamente, forse il non essere dentro l'Accademia mi ha reso anche un po' libero. Certe volte ho sofferto di non essere né laico né frate, perché tante volte mi sono sentito guardato, no, come dire, i laici mi guardavano dall'alto in basso con la puzza sotto il naso, perché io, essendo prete, non capivo niente, cioè venivo da una cosa di serie B, e questo l'ho sentito e l'ho capito tante volte. Ho fatto finta di non capire e ho fatto finta di non accorgermi, ma come se me ne sono accorto, e questo mi ha fatto pure un po' soffrire. Poi però non ero un frate, i frati hanno comunque dietro un ordine, e un ordine che tante volte può anche sovvenire, può dare pure mezzi, fondi, che ai laici possono far comodo. Allora i frati se li tenevano buoni perché comunque serviva in qualche modo. Io non ero né quello né quello, tante volte mi sono sentito così, no, sballottato. Però da quel punto di vista, poi venivo, ero allievo di Manzelli che era morto, e la pasta, insomma, ero un po', ho sofferto questa cosa, fino al punto però che poi ho visto, ho tenuto fermo alle mie posizioni, e ho visto anche con certe situazioni, in certi legami, certi rapporti che in un certo momento la storia erano stati tesi, anche ostili, poi sono diventati invece anche cordiali e collaborativi da una parte e dall'altra. Allora questo, diciamo, un po' ma rasserenato, mi ha rassicurato. Ecco, questo fatto di essere né quello né quello, ma costretto però a dialogare con quelli, con quegli altri, e quindi ad allargare lo sguardo. Ti racconto che hai accennato anche te al fatto che rispetto ai due luoghi della Sole e Tannure dell'originale in cui c'era una correzione, tu ne hai scoperto un terzo, mi ricordo come fosse ora, eravamo all'Antonianum e io dissi, ma porca miseria, adesso viene Felice che mi fa le bucce a mio paleografo, eccetera. Poi ho detto, ma ammazzalo, che classe. Che bravo, perché gli altri, come tu hai detto, ma che bell'articolo, ma che bravo il Bartolangeli, ma che meraviglia qua e là. E tu invece sei andato a spiluccare fino a trovare quel particolare che a me era sfuggito. Quindi grazie di aver trovato quella cosa e della lezione che mi dai. Ma grazie a te, perché, come ho detto, no, quando si diceva, se non ci fossi stato tu con quel tuo bellissimo studio, io non avrei fatto quell'altra cosa, no? Non ci sarei arrivato. Come se non ci fosse stata Chiara con quel volto tra le nubi, non sarei arrivato al serpente. È inutile. Noi facciamo parte di un movimento che ci fa collaborare. Ecco, solo nella collaborazione, nell'integrazione, nel dialogo, procediamo avanti insieme, non uno per conto proprio. Questo Felice, penso. ancora una domanda dalla chat. La rivolgo così com'è. Come concepire il diaconato di Francesco? Ordinato da chi? Come? Ordinato, credo di sì. E da chi e come, vatte la pesca. Ordinato, credo non ci siano dubbi, insomma, le testimonianze sono tante e tali, agiografiche, cronachistiche, iconografiche, che insomma metterlo in dubbio, beh, bisogna provarlo, no? E non vedo perché. Da chi? Ma se questa ordinazione è avvenuta agli inizi, se serviva per avere un titolo della Chiesa, e quindi per avere il titolo della porciuncola, anche per avere una certa cosa, se forse serviva, e allora va agli inizi, potrebbe, se fosse agli inizi del suo percorso, io opterei per il vescovo Guido, che con Francesco ha avuto un ruolo, e su Francesco ha avuto un ruolo importante. Guido, primo, per attenerci a quello che dice, e come puntualizza giustamente Michelangelo da Punto, che ha fatto notare a tutti che i vescovi sono due, non uno solo. Se questa ordinazione avanza negli anni, allora le cose, il campo si amplia e è difficile dire. Il punto è che noi non possiamo solo, secondo me, asserire il fatto, cioè Francesco fu diacono, sì,
quando l'è diventato? Ah, su questo io non so, tutte ipotesi che ci scappano, non ce n'è una che può avere, per cui non saprei, non saprei. Che lui lo è, beh, fuori di dubbio, abbiamo le attestazioni di Tommaso che gli fa sentire cantare il Vangelo, no? Nella sera a Greccio. Abbiamo le attestazioni di Giordano da Giano che si dice, si crede che in quel capitolo del 21, allora dobbiamo questa ordinazione sicuramente prima del 21 abbia cantato il Vangelo. Però ecco, c'è un terminus ante quem, ma il terminus post quem, beh, è molto larga la forbice. Bene, c'è ancora qualche domanda nella chat, non trovo più domande. Se qualcuno vuole intervenire può prendere la parola, sempre in modo essenziale e chiaro. Non mi sembra ci siano domande, e allora ci avviamo alla conclusione, brevissima, essenziale. Mi interessava, E Attilio, hai parola. faccio una provocation, mi Sì. interessava Chiara sul serpente. Chiara Frugoni Visto che chiamata. c'è, Chiara. Sì. Chiara, ti chiedo la cortesia, Chiara, devi attivare il tuo microfono. In basso, forse, sul tuo a sinistra, c'è l'elenco. Eccolo, brava. No, io volevo intanto scusarmi di non aver sentito tutto perché coincideva con il vaccino, quindi sono dovuta andare a vaccinarmi e sono tornata e mi sono collegata quando ho potuto. Penso che sul serpente, ma bisognerebbe poter scrivere, credo, e pensarci. Tra l'altro, ecco, mi farebbe piacere sapere perché non è assolutamente il diavolo, visto che c'ha le corna, quello che io ho trovato. Ma comunque, di nuovo. Mi pare che occorrerebbe sentire con più tempo. Grazie. Bene, allora grazie a Chiara per il suo intervento e vengo alla conclusione, semplicemente una parola di ringraziamento. Mi rivolgo soprattutto agli studenti che ci seguono, forse anche da remoto o come si dice adesso, in streaming o com'è online, avete potuto notare quale passione c'è in questo lavoro, in questo mestiere. Io ringrazio davvero Monsignor Felice Accrocca, il professor Attilio Bartoli Langeli, che stimolati da Alfonso Marini e da Manuela Prinzivalli ci hanno trasmesso soprattutto la passione, la curiosità, l'affezione alla ricerca. Anche se questo poteva apparire forse più vivace da un punto di vista di presenza, e magari gli studenti avrebbero potuto parlare più direttamente con i nostri relatori, credo sia stato presente anche questa sera. Vi ringrazio davvero di cuore per questo. Ringrazio il mio provinciale, ringrazio Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Rieti, e ringrazio anche l'Istituto di Spiritualità e la Scuola Medievale dell'Antonianum, perché sempre ci supportano in questa iniziativa. Dico che alcuni avvisi velocissimi: chi avrà bisogno di attestazione eventualmente come certificazione o come crediti, lo ricordo, mandi una mail alla mail del Centro Culturale Araceli, o se sono studenti dell'Antonianum possono vederla direttamente con il professor Bloch. Bene? Dico qualcosa a proposito del prossimo convegno di Greccio, che sarà il giorno 6-7 maggio del 2022. I nostri quattro relatori di oggi sono invitati, perché lo dico a tutti pubblicamente, così siete costretti a venire, almeno all'ora di pranzo del 7. Avevo preparato l'idea di una grande torta con su scritto Scriptamanent. Bene? E quindi era un po' per festeggiare voi, un po' perché Attilio dopo tanti anni
come dire, ha lasciato l'Antonianum. È felice che a volte si sente, non si sente frate, ma perché noi frati abbiamo una devozione particolare, un'amicizia particolare per lui, gli volevamo testimoniare tutta la nostra, il nostro affetto. Quindi siete assolutamente invitati a un convegno che avrà come argomento, ancora il titolo preciso non c'è, ma è già organizzato, il patrimonio artistico della provincia di San Bonaventura, dei frati minori tra Lazio e Abruzzo, soprattutto per i secoli 16-18. Bene? Proposte di ricerca, tutela e valorizzazione. Bene? Quindi do l'invito a tutti. Come dire, il colloquio di questa sera verrà pubblicato su questa è la rivista che faccio vedere un po' a tutti, anche perché così possiate acquistarla, ma soprattutto fare l'abbonamento, visto che la pandemia ha colpito anche soprattutto noi che viviamo un po' di offerte. E vi ricordo che vi arriverà nella vostra mail un dépliant che illustra un progetto che abbiamo maturato in questi ultimi mesi circa alcune attività culturali alle quali potrete partecipare sempre dando il vostro aiuto. Abbiamo bisogno di compagni di cammino e in questo vi sono grato davvero. Alvaro, chiedono come si fa ad abbonarsi alla rivista. Nel sito del Centro Culturale Aracelo, grazie Emanuele, troverete tutte le indicazioni. Alla mail info@centroculturalearaceli.it avrete tutte le indicazioni. Sulla pagina Facebook le stiamo per mettere perché è attivata di recente. Bene. Ma Araceli come è scritto? Aracoeli. Ah, beh, è bene dirlo, è bene dirlo. Grazie. COE Aracoeli. Va bene? .it. Ringrazio davvero tutti, sono davvero felicissimo. Avrei voluto dire tante cose, soprattutto in merito all'amicizia che mi piace più di ogni altra cosa, con Attilio e Felice, ma la rimanderemo in tempi più opportuni, perché io sono, come dire, estasiato dalla loro ricerca, come dalla ricerca di tanti che sono presenti a questo convegno. Ringrazio davvero tutti. Ringrazio i partecipanti e siamo a vostra disposizione per eventuali necessità alle quali noi possiamo far fronte, ma noi abbiamo più necessità e quindi abbiamo più bisogno del vostro aiuto. Grazie a tutti e Grazie, buona serata. grazie. Buona serata. Buona serata. Grazie. Attilio. Buona serata a Ciao. tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Grazie, grazie. Ciao. Buonasera. Felice, Alfonso, ciao Felice. Benevento, prima o poi. Ecco, vi aspetto a Benevento. Ciao, ciao, ciao. Noi veniamo per la strega a Benevento, non per te. Va bene. Anche per vedere Roma a Benevento. Magari, Grazie, Mario. magari. Ciao Don Questo argomento. Felice. Ciao, ciao. Ciao a tutti, grazie Attilio, grazie Felice. Poi Ciao, ciao.